In realtà si disse che Cuto lo avesse detto anche, voi ci date un elenco, sempre nell'ambito di questo scambio di favori, un elenco di sbirri, di giudici che vi danno fastidio, ve li facciamo fuori noi, perché l'interessamento e l'intervento su Cutolo perché si desse da fare, si attivasse per la liberazione di Ciro Cirillo, è un fatto indiscusso. C'è un poliziotto che si chiama Antonio Ammaturo. Il dottor Ammaturo è il capo della squadra mobile di Napoli ed è un poliziotto esperto, uno che sa fare il suo mestiere. Il 15 luglio del 1982, il dottor Ammaturo è appena salito nell'auto che lo aspetta sotto casa per portarlo in ufficio, quando un comando delle Brigate Rosse massacra a colpi di mitra e pistola lui e l'agente Pasquale Paola, che gli fa da autista. È vero che a sparare sono state le Brigate Rosse, ma il dottor Ammaturo stava conducendo un'inchiesta sull'intreccio tra criminalità organizzata e politica, sulla trattativa Cirillo, indagava sulla Camorra e non piaceva in particolare a Raffaele Cutolo, di cui aveva arrestato il figlio nel castello di Ottaviano. C'era anche l'uccisione del dottor Ammaturo nel pacchetto della trattativa. È uno strano mistero, quello della trattativa Cirillo, una brutta pagina di storia. Non è che le altre famiglie siano da meno della nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Ce li hanno anche loro gli agganci con la politica, soprattutto per quanto riguarda il campo degli appalti. Riunioni di giunte comunali nelle case dei capizona della camorra, omicidi di sindaci e di assessori che sembrano favorire le famiglie avversarie. Qui il film è cambiato. Questa non è più la Napoli pittoresca di ieri, oggi e domani di De Sica. Questa è la Napoli angosciata di Le mani sulla città di Francesco Rosi. È nei primi anni Ottanta, però, che si intensifica il rapporto tra camorra, politica e imprenditoria nel settore degli appalti pubblici e privati, sia della camorra di Cutolo che quella delle altre famiglie. Perché è nei primi anni Ottanta che avviene qualcosa che segna un punto di svolta nella storia della criminalità organizzata napoletana. Un terremoto. Nel vero senso della parola. Sono centinaia le vittime accertate del disastroso terremoto che ha colpito ieri sera alle 19.35 l'Italia meridionale. Il terremoto del 23 novembre 1980 colpisce la Campania e la Basilicata è uno dei più devastanti. Le scosse arrivano fino al nono grado della scala Mercalli e ci sono almeno 3.000 vittime. Dei 545 comuni della Campania, tutti vengono dichiarati terremotati e non importa se qualcuno lo fa per accedere ai finanziamenti. Quelli che sono colpiti lo sono sul serio e molto duramente. Sono tante le cose da fare dopo il terremoto. Ci sono gli aiuti di prima necessità che vanno nelle zone terremotate nei primi giorni. Ci sono i soccorsi, la rimozione delle macerie, le tende, i prefabbricati. E ci sono gli stanziamenti per la ricostruzione, un fiume di soldi, 50.000 miliardi. Data la situazione di emergenza, ci sono meno controlli e c'è più discrezionalità da parte delle amministrazioni pubbliche nel decidere come spendere i soldi.
È una situazione necessaria, però è anche molto favorevole per la Camorra, che su tutto questo, sui primi aiuti, sugli stanziamenti, sugli appalti per la ricostruzione, mette le mani. Il grande ruolo che assume con il terremoto il ciclo edilizio e il grande ruolo che assumono le istituzioni locali nel controllo del ciclo edilizio sono fondamentali per l'ascesa della Camorra. Già nei primi aiuti che arrivano nel dopo terremoto si cominciano a intravedere ruoli di camorristi nella distribuzione di questi beni che vengono mandati in maniera solidaristica da altre parti d'Italia, e poi negli appalti successivi, nella costruzione dei prefabbricati, nell'arrivo di nuove imprese, la Camorra ha un ruolo dominante. La nuova Camorra organizzata sembra rispondere all'istinto di arraffare tutto e subito, mentre invece le altre famiglie sembrano più lungimiranti, sembrano avere uno spirito più imprenditoriale, come la mafia in Sicilia. La Camorra non mette le mani solo sugli aiuti e sulla ricostruzione. Fonda anche propri istituti di credito, proprie banche per gestire gli affari e il flusso di denaro. Con il terremoto, alcune famiglie della Camorra diventano vere e proprie holding di imprese produttive, in grado di controllare l'economia di tutta la regione. Non è che così funzioni lo stesso. Molte ditte private, molte ditte del nord, considerano la tangente alla Camorra e alla politica soltanto un costo in più negli appalti. E molta gente pensa che almeno così le cose si faranno, ma non è vero. Una gran parte dei soldi non si spende come si dovrebbe spendere, e ancora nel 1990, a 10 anni dal terremoto, ci sono più di 10.000 famiglie che vivono nelle roulotte. C'è qualcuno che non ci sta, gente per bene, amministratori onesti. Il sindaco di Pagani, Marcello Torre, per esempio, blocca un appalto per la rimozione delle macerie, perché c'è qualcosa che non va in quell'appalto, qualcosa che non torna. Lo ammazzano l'11 dicembre del 1980 e quell'esecuzione, a pochi giorni dal terremoto, sembra essere un avvertimento per tutti gli amministratori locali. Loro ci davano 15 milioni al mese. Ma noi però non dovevamo fare né rapine né estorsione, dovevamo stare sopra all'appartamento e ci dovevamo dedicare solo a fare gli omicidi. Mi spiego meglio, per esempio io e altri due come argentati. Soldi dalle sigarette, soldi dalla droga, soldi dall'usura e dalle tangenti, soldi dal pizzo, soldi dagli appalti. Sono un sacco di soldi e la nuova Camorra organizzata li vuole, ma li vogliono anche gli altri. Gli altri sono le vecchie famiglie del contrabbando come quella di Michele Zazza, sono i Giuliano di Forcella, sono i Casalesi, la Camorra del casertano dei Bardellino. Sono tutti boss della Camorra. All'inizio si mettono d'accordo col braccio destro di Cutolo, Vincenzo Casillo. A loro la città, Napoli, e a Cutolo la campagna. Ma Cutolo non ci sta. Allora la famiglia Zazza parla con Alfonso Rosanova, uno dei capi della nuova Camorra organizzata. Fai ragionare o pazzo, gli dicono, altrimenti ci sarà guerra grande. Ma Cutolo non ci sta. Vuole la tangente sulle sigarette, 30.000 lire a cassa. Gli altri non ci stanno. I Giuliano di Forcella si incaricano di proteggere i contrabbandieri. Non gratis, chiedono il 20%, ma è meglio, Cutolo chiedeva il 25%. Nasce il primo nucleo di una nuova alleanza contro la nuova Camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Arrivano le famiglie Nuvoletta e Bardellino, Umberto Ammaturo, Carmine Alfieri, Michele Zazza. Nasce la nuova famiglia. Gli altri, che invece hanno rapporti molto intensi con la mafia, si contrappongono a questa visione di Cutolo, sia quelli che trattano il contrabbando di sigarette, sia quelli che trattano gli appalti, sia quelli che trattano il contrabbando di droga o lo spaccio di droga. Quindi si mettono insieme due clan diversi, il clan Cutolo e la nuova famiglia. Il clan Cutolo, appunto, che risponde a questo obiettivo di avere il monopolio di tutti i traffici delinquenziali in Campania senza permettere l'infiltrazione di altre organizzazioni criminali non campane, e la nuova famiglia che invece ha rapporti organici con le organizzazioni mafiose. È la guerra.
Soltanto tra il 1980 e il 1981 i morti dei primi scontri tra Nuova Camorra Organizzata e Nuova Famiglia sono 400 e cresceranno al ritmo di 250 morti all'anno.